La fumata bianca pare essere vicina. Il Teramo sarà in astri di partenza del prossimo girone, presumibilmente B, della Lega Pro. I contatti continui degli ultimi giorni pare abbiano portato a trovare la cifra richiesta per chiudere tutto quello che c'era da chiudere per la stagione passata e versare quanto dovuto per partecipare al campionato che verrà, con tanto di documentazione allegata. Per iscriversi, infatti, serve una garanzia fideiussoria da 350.000 euro e andrà versata una somma di 60.000 euro suddivisa tra 5.000 euro di quota associativa alla Lega Pro e 55.000 euro come quota di partecipazione alle competizioni ufficiali. In quella data, inoltre, i club dovranno essere in regola rispetto a eventuali debiti scaduti alla data del 31 marzo nei confronti della FIGC, delle leghe e di società affiliate alla federazione. Assolvere il pagamento degli emolumenti dovuti fino alla mensilità di maggio 2021 compreso ai tesserati, ai dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo, che una volta saldati gli emolumenti dovranno firmare le relative liberatorie per il semaforo verde ad uno dei documenti fondamentali per ripartire nel 21-22. Iachini, dopo la lettera posta rinvio del PEF, come era facilmente pronosticabile, è tornato sui suoi passi. Una mancata iscrizione avrebbe ridotto a zero le possibilità anche future di un'approvazione del piano economico-finanziario, col sindaco D'Alberto che si era già detto pronto nell'ipotesi peggiore a prendere in mano la situazione. Ma altrettanto evidente che nessuno voleva pensare allo scenario paventato dal massimo dirigente biancorosso non più tardi di qualche giorno fa. Cosa sia cambiato da allora? Difficile saperlo. Più semplice ipotizzarlo. Sta di fatto che Iachini in questi giorni pare abbia chiesto sostegno ad alcune personalità per far fronte alla situazione economica e provare a disegnare le linee di sviluppo futuro. E che dopo alcuni tentativi la richiesta abbia portato i frutti desiderati. Questi dunque gli adempimenti per partecipare al torneo. Poi ci sarebbe anche da giocarlo, costruendo una squadra competitiva attorno ad un allenatore che per il momento non c'è, ad un direttore sportivo che ha un contratto che scade mercoledì prossimo, per iniziare una preparazione e un ritiro ancora da organizzare. Insomma, manca se non tutto, quasi, perché molti tesserati della prima squadra stanno prendendo altre strade. Bombaggio, ad esempio, viaggia spedito verso Bari. Molti di quelli in scadenza, se non tutti, dovranno essere contattati dopo l'iscrizione per cercare di trovare un accordo ad un nuovo legame. E se così non fosse, andrebbero comunque sostituiti. Questioni però che saranno d'attualità solo la prossima settimana. Per adesso Teramo sembra poter tirare un sospiro di sollievo.